Ministro, quando si fanno interventi così profondi, così radicali su una struttura, ripeto, articolata e complessa come è la giustizia e l'organizzazione della giustizia sul territorio, non tutti sono contenti. È il caso, per esempio, del Palazzo di Giustizia di Castrovillari in Calabria. L'annuncio della chiusura ha scatenato la protesta di molte persone, di migliaia di persone. Tantissimi ci hanno scritto, ci stanno continuando a scrivere sulla nostra pagina Facebook. Noi abbiamo raggiunto con la collega Elena Pabba l'avvocato Alfredo Ceccherini, presidente del comitato di agitazione pro tribunale, scusatemi, di Castrovillari. Il tribunale di Castrovillari in costruzione è costato 14 milioni di euro, sarà pronto tra un mese ed è dotato di un'aula bunker che è costata 5 milioni. L'aula bunker è attrezzata per la teleconferenza ed è collegata con un tunnel a un modernissimo carcere che è una sezione femminile. Guardi, sezione femminile d'aula bunker che è all'interno del distretto della Corte d'Appello di Catanzaro, che serve un bacino d'utenza di circa 1,5 milioni di persone, ha solo Castrovillari. E questa è una peculiarità, non riusciamo a capire perché il nostro tribunale viene soppresso. 39 comuni, 150.000 abitanti, una zona depressa, un comune montano che è tutelato dalla legge 97-94, oltretutto in una zona infestata, ahimè, dalla 'ndrangheta. A quanto ammonta il costo dell'intera cittadella? Complessivo costo di questa cittadella, carcere, aula bunker, tribunale, 50 milioni di euro, tanto quanto il Ministero della Giustizia spera di risparmiare in 4 o 5 anni. E senza considerare quali saranno i costi per l'accorpamento, i tribunali calabresi della provincia di Cosenza sono tutte e tre soppressi. Significa andare tutte e tre a Cosenza, che avrebbe un bacino di utenza di circa 800.000 persone. E la provincia di Cosenza, per estensione al numero di abitanti, è superiore alla Liguria, superiore alle Marche. In Liguria ci sono 4-5 tribunali, non vedo perché nella provincia di Cosenza ce ne deve essere solo uno. Ricostruendolo a Cosenza, quanto si andrebbe a spendere? Bisogna fare un tribunale che abbia la possibilità di averne altri 3, 14 per 3, faccia il conto lei. Ecco, Ministro, su determinati territori, su determinate aree geografiche, è possibile rivedere un po' le decisioni prese? Un po' questa vicenda di Castrovillari ci sembra emblematica in un certo senso. Allora, guardi, Prego. io vorrei prescindere dal singolo caso e fare un discorso di carattere più generale. Intanto, se i comitati di agitazione fossero comitati di contributo, a me questo piacerebbe di più. Sindaco, scusi ministro, la volevo interrompere. Molti che ci hanno scritto su Facebook la invitano proprio a Castrovillari in Calabria. Allora, io ho già accettato, non accettato un invito, ma spontaneamente sono già andata a Chiavari, che è un altro caso che mi era stato segnalato. Allora, se i cittadini mi daranno un contributo alla individuazione di criteri che si possano affiancare a quelli assolutamente oggettivi che sono stati eseguiti finora, io ne sarò lietissima, come sono lieta del contributo del Parlamento. Credo che queste riforme che segnano il passaggio da un'epoca, quella delle carrozze, all'epoca dell'alta velocità e delle autostrade, debbano comunque essere accompagnati da una condivisione della gente. Anche se qualche volta la condivisione non si può ottenere perché i localismi tendono a sopraffare la ragionevolezza. Però quando ci sono esigenze ragionevoli io ne tengo conto. E così per esempio sono spontaneamente andata a Chiavari per vedere se le dimensioni del tribunale consentissero il mantenimento di quel tribunale accorpandone altri. Così farò in tutti i casi nei quali una mia presenza possa indurmi a rivedere quei criteri, ma il tutto deve sempre avvenire all'insegna della Di oggettività e della un ragionevolezza. contesto generale, quindi le strappiamo una promessa, una visitina a Castrovillari andrà a fare. Sì, ma non c'era bisogno di strapparmela, lo farò Va silenziosamente, bene. e l'avevo già in programma, Va bene. silenziosamente senza pubblicità, perché Certo. comprendo che ogni mio sopralluogo potrebbe essere l'apertura di una speranza, o magari